Salve per Radio Antenna Verde, la rubrica La Parola e il canale YouTube di Federico Calterio. Siamo in un paesino, Campodimele, già molto conosciuto in tutto il mondo per la longevità. E per il comune, insieme con un'organizzazione diretta dal dottor Enrico Giuseppe, hanno organizzato un incontro, un festival sulla fiaba. Non è la prima, è la nona addirittura. Ora perché riprendo Favole e Tracolle? Perché abbiamo un autore qui presente, originario di Idria, a pochi chilometri da Campodimele, provincia di Latina, il Basso Lazio, il quale ci descriverà qualcosa e parlerà della sua questa raccolta di favole a tracolla, edizioni paoline. È importante. E chiediamo al signor Nicola Maggiarra, salve, Salve, perché questo interesse per la favola? Com'è nata? buongiorno. L'interesse per la favola. Allora, questo è il mio quarto volume dedicato ai ragazzi, quarta raccolta che si inserisce all'interno della letteratura per l'infanzia e soprattutto la fascia fino a 12-13 anni. Però è il primo volume che, diciamo così, porta a conclusione sul piano stilistico e anche, se vogliamo, della soddisfazione letteraria, tutto un lungo lavoro che prosegue da diversi anni. È il quarto volume, dicevo, però è la prima volta che un lavoro che io sapevo essere importante, ha trovato l'accoglienza favorevole di un editore importantissimo, importante, l'editore Edizioni Paoline, su due aspetti. Per me questo è un motivo di grande soddisfazione, prima di tutto perché si tratta di un grande editore sia in Italia che in Europa, e poi per il piano morale, per l'interesse etico che è alla base di tutto il lavoro di questa bellissima casa editrice che sono le Paoline. Per cui doppia soddisfazione per me che il lavoro è stato accettato da un grande editore, ma è stato accettato anche da un editore che non fa commercio editoriale, ma che fa scelte molto selezionate. Ecco, l'interesse per i bambini, l'infanzia, è nata perché forse lei è un maestro, insegnante, No, educatore, no? l'interesse è nato perché io sono un mancato padre e capita spesso agli scrittori che sono mancati papà di essere papà nel senso più Più alto, alto, certo. cioè di prendere a Papà di cuore, tutti, ecco, certo. quello che è il destino delle nuovissime generazioni. Ai genitori dico, ai bambini, sì, lasciate in eredità anche qualche appartamento e qualche bene immobile, ma soprattutto ai bambini lasciate in eredità la cultura, insegnate loro a leggere già all'età di 3 anni. Lei adesso in questo contesto sembra sempre un interesse per l'infanzia, fiaba e favola. Lei trova. C'è una differenza sostanziale. Queste sono favole. Le favole sono quelle di Esopo e di Fedro, e cioè la volpe e l'uva, il lupo e l'agnello, la volpe e il corvo. La favola è quella breve, sintetica, dove ogni virgola, ogni parola, ogni aggettivo, ogni verbo è essenziale, perché la favola è costituita dalla essenzialità sul piano letterario, sul piano del racconto. E poi un'altra caratteristica della favola è la morale. E posso assicurare che le 50 favole di questo volume hanno tutte una morale, e la morale non è una cosa semplicissima nella favola, perché la morale non è una frase che si appiccica alla fine. Forse nasce prima la morale e poi la fine. A parlare sono gli animali, ed è questa un'altra caratteristica della favola. Tengo a precisare che quindi, scrivendo favole, in questo volume,
non fiabe come negli altri tre volumi precedenti, ho voluto seguire un genere classico, antico, nobile, come quello della favola, ripeto, di Esopo e Fedro, ma in chiave moderna, anche se poi i vizi, i difetti e le virtù dell'uomo non sono né antiche né moderne. Si ripetono. Ma l'animale che pensa sia più degno da proporre ai bambini? I più piccoli, gli animali più insignificanti, e cioè la cicala, la formica. La formica è la protagonista di una delle favole di questa raccolta, ed è la formica piccina, minuscola, insignificante, ma in effetti a vincere una gara internazionale addirittura di peso. Vince la formica e non l'elefante, non il bue, non il rinoceronte. Ha trovato un percorso diverso, certo, per attirare l'attenzione dei bambini, altrimenti sarebbe una ripetizione, rappresenta la pazienza, la tenacia, la formica, perché la formica il lavoro, perché la formica vince la gara internazionale di peso, perché con il giudice alla fine le dice: io non so come abbia tu fatto, o signora formichina, con il tuo corpo così piccino a portare un peso come grande come questo fuscello che ti copriva per intero. Però la formica ce l'ha fatta. Perfetto. Bene, alla prossima occasione. Grazie all'Arcipelago Onlus che organizza. Bene, buone cose, grazie. E grazie a lei, grazie al pubblico.